Buonasera a tutti. Abbiamo gridato tanto, sta arrivando il freddo, sta arrivando e non arrivava mai, e poi adesso finalmente è arrivato. Quindi per tutti coloro che staranno in casa a seguirci ancora di più, due belle ricette con due cuochi che arrivano da due posti all'opposto, potremmo dire. Uno che viene da Viareggio, l'altro invece da Buriano, ma tutte e due cucinano molto molto bene. Ecco qua il nostro Paolo Del Corto, l'antica locanda da Luca. Buonasera a tutti. Viareggio. Viareggio. Che era un po' che non veniva qui, perché stato hai lavorato un po'... tanto. Un po' di lavoro, insomma, non è mancato. Meno male. Fortunatamente non è mancato, via, non lamentiamoci. Senti, ti sei messo le catene in macchina? È per forza. Ricordiamo infatti, per forza. Per chi si mettesse in macchina, beh, in questo periodo avere un po' di prudenza. È obbligatorio, bene, no? È obbligatorio le catene a bordo. Se uno fa la strada... da Viareggio a Firenze ci vogliono le catene a bordo, quindi... E vediamo un po' se da Firenze si va a Buriano, che ci vuole? Eccolo qua, Francesco Angeloni, il cantuccio di Buriano, ben arrivato anche a te, anche lui in giro sempre per il mondo a fare meeting di cucina ed eventi. Mi sono un po' divertito, comunque sì, mi sono sempre portato dietro le catene, quello assolutamente. Bravo, e anche la fidanzata si porta dietro, sì. Però siamo sinceri, lui non solo le catene, invece tu Paolo? Niente, io sono sempre, ero single prima, sono rimasto single anche ora. Ci toccherà rifare un appello anche oggi. Facciamo l'appello anche oggi. Allora, stasera abbiamo dal Monti al Mare... periodo di caccia che sta per finire, fra l'altro il periodo di caccia, sì, ormai vero? Siamo agli sgoccioli perché finisce il 31 di gennaio, quindi abbiamo gli ultimi tordi, potremmo dire, esatto, prima esatto. Quelli freschi, poi ovviamente i veri cacciatori cacciano per poi mettere nelle celle frigorifere e poter fare cene tutto l'anno a, certo, base di caccia. Ma anche perché tanta cacciagione spesso e volentieri viene tenuta in congelatore, anche come dicono, sì, per farla frollare, per farla ammorbidire. Quindi, ma poi non è che, tra l'altro, il nostro operatore è un cacciatore, quindi sta annuendo. Allora, quindi noi facciamo i tordi secondo un'antica ricetta maremmana. Allora, come, sì, spiegami. La pappa col tordo era un piatto maremmano che veniva usato in tempo di caccia. La pappa in generale è un piatto proprio toscano, antico, veniva un po' servita con tutto, si faceva con la pancetta, con la cosiddetta cetella, che era un po' quel piatto che serviva a riempire, era anche abbastanza sostanzioso. Insomma, poi si faceva presto, la colazione. Un po' di pane avanzava sempre. Certo, no? Certo. Brodo. Pane secco, un pochino di brodo, se non c'era anche l'acqua, e poi veniva arricchito, quindi ovviamente, o con il tordo, con il cinghiale, con la pancetta. Con l'uovo. Con l'uovo, che poi diventa squisita. Praticamente acqua cotta, no? Perché anche se sono inserite le, allora, verdure. La differenza dell'acqua cotta è che come base ha la cipolla e il sedano, che non devono mancare mai. Poi ormai è una ricetta familiare, se ne conoscono mille varianti, quindi ogni famiglia ha la sua, però la base, la cosiddetta acqua cotta di Scanzano, è la più credibile, diciamo, sono celebre, cipolle, celebrate, sedano, pomodoro e acqua. Basta, poi il tuorlo d'uovo sopra, ovviamente servita sulle fette di pane. Allora, una di queste sere faremo l'acqua cotta nella versione, certo, celebre di Scanzano, e in altre versioni che vengono, per così dire, riproposte, non rivisitate. Fra l'altro, chi ha un nonno, magari un po' anziano, si faccia raccontare quanto era importante magari la cena a base della fetta di pane o con il latte o con l'acqua e un pomodorino. Io ricordo, ma proprio vagamente, di mio nonno, quando la sera amava proprio farsi una sorta di minestrina, io la chiamavo minestrina, in realtà era una pappa, con un pomodorino, di quelli penduli che venivano lasciati, certo, appesi durante l'inverno, e l'acqua e il pane. Sì, ma sinceramente non c'è bisogno di andare tanto indietro nel tempo, perché mio babbo la fa tutte le sere. Ah, quindi, sì? Sì, lui è un patito di minestrina, quindi tutte, insomma, le sere minestrina. Ma potremmo dire che accomoda lo, sì, stomaco, sì, ma vero? Il tuo è bello accomodato. Vero, eh? Eppure cucina sempre lui, eh. Lui? La sera a casa, insomma, cucina sempre lui. Davvero? È allucinante, ma è così. Tutte minestrine tutte le sere? Tutte le sere. Ma cambi menù, eh? Ma segua aspettando il TG, come si chiama tuo padre? Benedetto. Benedetto, scusi, ci segua e inizia a cucinare per suo figlio. Che poverino, cucina tutto il giorno, è veramente, insomma, una minestrina, insomma. Sono anche deferito. No, sei proprio bene. L'immagine del cuoco si avvicina proprio a quella, beh, di un cuoco... ben messo. Sì, anche perché se uno vede un cuoco troppo magro dice ma questo qui gli ha fatto male cucinare. Sì.
Allora, il piatto di stasera l'abbiamo visto da te, vediamo invece da lui. Tempo di sogliole, meno male. Sì, diciamo che ora al mercato ritroviamo le triglie, troviamo i naselli, troviamo la sogliola, troviamo la razza. La razza la vedrete domani, nella puntata di domani. E diciamo nella puntata di stasera qualcosina, un'insalatina, non vi voglio svelare niente comunque. No, non dopo... ci dire nulla. E stasera ho deciso di fare la sogliola, però la sogliola la facevamo in maniera un po' diversa. Quindi non alla classica mugnaia, no, come viene abitualmente fatta. La sogliola l'ho voluta abbinare, facciamo degli involtini di sogliola con i filetti di sogliola, quindi vi farò vedere come si sfiletta una sogliola e faremo degli involtini di sogliola. Poi li vogliamo abbinare con il cavolo nero, che anche quello è stagione del cavolo nero. Giusto, quindi... il cavolo d'accompagnamento. Eh sì, e facciamo come, chiamiamolo come piatto unico, ci ho voluto abbinare anche un pochettino di orzo, quindi faremo dell'orzo fatto tipo risotto, quindi con un pochettino... cotto col brodo, quindi andremo dopo a comporre il nostro piatto con l'orzo, il contorno di cavolo nero e la sogliola. Quindi un bel piatto completo con protagonista la sogliola, che ormai sta tornando di moda, perché per un periodo, poveretta, nessuno anche se ne a prezzi stratosferici, non ne parliamo, ne parleremo dopo. Sì, che dici? È meglio. Ne parleremo subito dopo aver dato il benvenuto alla nostra ospite di stasera. È una grande chef, una gran bella donna, tanto simpatica, protagonista di molte delle nostre ricette di Aspettando il TG, Beatrice Segoni in versione donna e non cuoca. Eccola qua. Buonasera a tutti, buonasera. Beatrice, ciao, ben arrivata. Come stai? Gloriosamente in rosa, guarda. Finalmente senza la giacca bianca. Non mi sento quasi nei miei panni, comunque. No, vabbè. Come non ci posso credere. Allora, il Borgo San Jacopo, il ristorante dove lei opera, dirige, fa cucina, l'ha portato ai vertici veramente, perché si mangia benissimo, si sta benissimo. L'hotel è De Ferragamo in l'Hotel Lugarno, Firenze ovviamente. È una grande esperta di tutto, vediamo con i due come se la vedrà. Però prima di passare alla nostra ricettina, io direi di dare la possibilità ai nostri telespettatori di andare a un pranzo o una cena all'antica locanda da Luca a Viareggio. Tempo di carnevale adesso, che ne dici, Beatrice? Oh, guarda, ci andrei anch'io. Ma assolutamente. E allora facciamo in modo di mandarceli. Facciamo in modo di mandarci, facciamo finalmente un quiz e vediamo chi è il più fortunato, il più bravo, no? Più fortunato, che riesce a indovinare il nostro quiz. Insomma, bisogna avere un po' di orecchio ultimamente ad Aspettando il TG. Il numero è lì, ho saputo un segreto, una persona che ha ben 3 telefoni con i quali si parte all'assalto. Questo è il trucco. Sì, ti ho chiesto, dico, ma scusi, ma lei come fa ogni giorno a prende chiamare? Spesso la linea? Prende spesso, e lui mi ha detto... 3 telefoni tutti sintonizzati e pronti. Pensate, questo può essere affezionato questo. Affezionato, insomma. Allora, il numero è qui, noi vogliamo sapere l'interprete, l'anno e il titolo di questa canzone di cui sentiamo un pezzettino. Giusto il tempo di assestare. Ah, un secondo, mi hanno detto, ma sei cattiva un po' di più, ma dopo la celebreremo. Io non ho capito niente. Beatrice, tu devi solo seguire la nostra ricetta. Senti, cominciamo con questa sogliola, vai. Allora, intanto cominciamo, ci vuole un po' più di tempo, mettiamo a fare un pochettino l'orzo. Quindi metteremo il nostro pochettino di olio. Allora, l'orzo, diciamo la verità, l'orzo piace, no, adesso? Sì, io dico che è anche una moda che si è riproposta insieme al farro, insieme all'avena, a fare queste cose qui per alcuni piatti, alcune zuppe e tutto. Quindi io, invece che farlo nella classica zuppa, ho preferito farlo a risotto. Sì, infatti si presta molto bene anche a farlo come risotto. Sì. E molti lo chiamano anche orzotto quando esattamente, in una frase fra riso e orzo. Sì. Però devo essere sincera, vai pure. Vado io. Non, è vero che ci sono delle mode, d'estate tutto il farotto, orzotto. Brava. Veramente pochi conoscono e usano abitualmente l'orzo, che ha delle qualità incredibili. Sì. Ma sai, l'abitudine è usare l'orzo più per fare delle insalate, delle cose fresche. Cucinarlo così e servirlo caldo, come se fosse un riso,
Non ci eravamo abituati fino a quando poi a qualcuno è venuto in mente e quindi adesso lo fanno tutti. Ha fatto... Ma fa tanto bene l'orzo? Perché... Sì, fa tanto bene perché sostituisce anche la carne, perché è ricco di proteine, quindi ci aiuta in tantissimi modi. Fra l'altro, mentre il riso potremmo dire un attimino fa un po' tappo, per cui se si mangia troppo riso addirittura ci si sente veramente super sazi. L'orzo è molto più digeribile. L'orzo è digeribile, sì. È leggero, quindi va bene per gli sportivi, per i ragazzi, per gli anziani. E cuoce veramente molto veloce, anche abbinato al pesce mi sembra, sì, che sia molto, sì, gradevole. È vero, è vero. Infatti io ho voluto proporre questa ricetta qui proprio per un discorso di abbinamento che non è troppo intenso come sapore e si abbina con la sogliola, che anche lei non ha un sapore forte come può essere la triglia, come può essere altri pesci che invece sì, hanno un sapore un po' più deciso. Lo sai, la sogliola era il cibo dei bambini, no? Quando... Chi di noi quando era piccolo non ha mangiato i filettini di sogliola? Io l'adoro ancora. Veramente. Allora, mentre sta andando il riso, io invece sto preparando il cavolo nero. Avete visto tante volte come si fa, come si pulisce il cavolo nero, si incide sulla parte della costola e poi si tira via. Ma questa costola, okay, ma non se la mangia mai nessuno. Ma perché ora non vorrei bruciare col mio ponte. No, guarda, te lo sposto qui. Grazie, perché prima ho bruciato il braccialetto, ora sentivo un odorino di bruciato. Te lo sposto un pochettino qui. E poi dopo mettiamo invece a fare il nostro cavolo nero. Senti, dicevo, questa costola, poveretta, alla fine è sempre tolta. Ma è buona se uno dice la devo fare... tipo ribollita, ecco. Tipo ma se Beatrice, della... anche tu la elimini sempre? No, io la uso per fare anche delle salse, perché se tu fai per esempio una salsa con la costa di cavolo nero e poi sopra ci metti la capesanta, qualsiasi tipo di pesce o anche della carne, la salsa è molto gustosa perché la costa ha molto sapore. Esattamente, sì, ma infatti... ha tanto bisogno di cottura. Sì, infatti la uso per fare una salsa di modo che possa cuocere nel suo brodo vegetale fino a quando non è quasi sfatta e poi viene frullata. Ma infatti un tempo la ribollita che veniva fatta dai contadini del Chianti aveva queste foglie di cavolo nero con la costa, addirittura venivano tolte alcune prima del proprio che si disfacessero del tutto, perché così venivano messe in modo trionfale, era un vanto. Bellissimo. Il cavolo nero, oggi il cavolo nero si trova dovunque, vero? Anche tu a New York, Beatrice, mi hai detto qui il cavolo nero a tutta randa, come potremmo dire. Ormai è conosciutissimo grazie alla Toscana, perché è una delle poche regioni che ha da sempre usato il cavolo nero. Sì, perché è uno dei piatti... Io se vado nella mia regione, che sono le Marche, nessuno sa che cos'è il cavolo nero. Io ho provato a portare uno, a deportarlo, potremmo dire, in Abruzzo, ma non ce l'ho fatta a piantarlo. Non ha retto neanche un anno, perché il cavolo, volendo, questo cavolo nero, dopo ributta e quindi piantato uno, poi si moltiplica. Invece niente. Allora, abbiamo messo su il nostro il nostro orzo che sta andando piano piano. Il nostro cavolo nero che piano piano sta stufando, che ho aggiunto un goccino di brodo vegetale. Andiamo a prendere la nostra sogliola. Abbiamo detto costosissima. Sì, si aggira, siamo sui 20 euro al chilo. Io per precisità l'ho già spellata. E te l'hai pagata poco, eh? Vero? Da noi si trovano insomma prezzi... Soglioline nostrali al mercato possono arrivare anche a 35-38 euro. Secondo il periodo, siccome ora è il periodo buono, perché come vedete hanno le uova. Che bello, lasciamola da questa parte un attimo, perché veramente è proprio bella questa sogliola. Dicevamo, allora, in questo periodo il prezzo si è un pochino abbassato, sì, la dimensione vuole anche significativa per determinare il prezzo e la provenienza. Brava. Se brava, voi trovate quei mostri grandi così, ci sono delle sogliole veramente gigantesche. Sì, sono di importazione. Sono di importazione. E hanno un prezzo più basso. Vengono dall'Olanda. Dall'Olanda. Insieme al rombo, queste cose qui sono prodotti che vengono importati dall'Olanda. Queste sono sogliole che le possiamo trovare tranquillamente sul molo a Viareggio. Queste qui. E poi quelle lì, le figlie di questa che finiscono fritte. E quelle sono eccezionali. Buone. Io dico sono eccezionali quelle lì. Senti, l'orzo mi si sta ritirando, devo mettere dell'altro brodo. Sì, va portato a cottura. Io sono l'addetta all'orzo. Non bruciare niente. Portato piano piano a cottura con il brodo. Quindi noi andremo ora, per precisità, come vi dicevo, ho già spellato la soglia. Questa è la parte bianca con la pelle bianca, questa è la parte con la pelle invece grigia, scura.
Fra l'altro, per chi volesse cimentarsi nella spellatura della sogliola, faccio vedere. A parte c'è un marchingegno che ho visto nei pescivendoli, che è quello, uno scuoia sogliole, ormai c'è tutto. No, ma basta mettere il coltello sotto pelle qui, dove ci sono le branchie del pesce, si mette il coltello, si mette il coltello, si alza poi e si sfila. E viene via la sogliola. Più è fresca e più la pelle è resistente. Sì, vedete di qua? Sì. Mi è rimasta attaccata la pelle alla polpa, la polpa alla pelle. Eccola questa qua. È una gran bella sogliola. Vedete? Beatrice, dimmi un po', si parlava prima di moda, pesci di moda, questo per i bambini fino agli anni 70 era tutta una sogliola e nasello, adesso si è cambiato, ma è tornata un adesso po' in auge. Adesso mangiano un po' troppo poco di pesci i bambini. È vero, perché guarda, le mamme non hanno pazienza, non è solo questo. Non hanno pazienza, soldi, non hanno voglia e non hanno il tempo, perché adesso tutti lavorano, tutti di corsa e ci si impegna poco. Una cosa che secondo me invece andrebbe rivalorizzata, perché far mangiare bene i figli vuol dire farli crescere bene. Hai perfettamente ragione, Beatrice. Poi, tra l'altro, il pesce surgelato, che quindi possiamo tranquillamente tenere, sapendo la provenienza, comprandolo in modo molto oculato e consapevole, è buonissimo. Comunque, una cena a base di pesce anche per i bambini è molto più leggera di quella a base di carne. Sicuro di un hamburger. Hamburger, perché non sai che non voglio dire di che cosa sto parlando, ma no, non ne parliamo. Comunque i dentisti hanno fatto un appello dicendo: mamme, cominciate a dare della carne dura ai vostri figli, perché a forza di hamburger stanno cambiando proprio la conformazione della la mandibola. Quindi mastichiamo tutti un po'. Ma la stessa cosa è per tutto quello che è pollame, Anna Maria. Tu ti ricordi quando eravamo noi piccoli, il pollo era duro. Per tirarlo via dall'osso, dalla coscia, facevi fatica. Adesso quando il pollo è cotto praticamente c'è l'osso da una parte e la coscia dall'altra. È perché vero. Si disossa da solo, senza nessuna fatica. Ma comunque i ragazzi sono strani, perché le mie figlie di fronte a un pollo che aveva fatto la contadina dentro il forno a legna, meraviglioso, mi hanno detto: mamma, come sa di pollo? Perché non sono più abituati. È vero. Insomma, torniamo qui. Allora, io l'orzo continuo a seguirlo, va bene. E noi sfilettiamo questa sogliola, che è quasi un peccato. Però io ve lo dico, vi faccio vedere come si sfiletta la sogliola. Se possibilmente, se non sapete fare, fatelo fare da un pescivendolo. Ormai sfilettano tutto. Però quindi, fatevi dare anche la lisca, perché quella, certo, insomma, dal budino. Mezzo incidiamo, poi col coltello bello affilato andiamo a sfilettare la nostra sogliola. Questa è una sogliola sicuro sui 6 euro minimo, Ma forse sì, anche perché siamo, mi sembra, sui 300 grammi come sogliola questa. In altra parte la grandezza e poi il peso delle uova hanno portato su anche il prezzo. Le uova, grande mio amore. Buonissime. Vero. Mangite, Anna Maria? Io sì. Anzi, devo dire la verità, se vedo che qualcuno in pescheria le lascia, perché molti dicono oddio, e molti pescivendoli non lo dicono neanche, le prendo. La pasta con le uova è deliziosa, con le uova di branzino, mamma mia. Ma le sogliole mi piacciono con la sogliola, tanto, no, sì, con le orate. Poi ora il periodo che ci sono è divina, io dico divina, solo che uno la va a proporre al ristorante e ci guardano veramente male quando la proponiamo. È un piatto da intenditori, sei d'accordo tu, sì, Beatrice? Sono d'accordissimo. È dove senti il sapore di pesce, secondo me. E poi cambia. Ed è lo stesso discorso che facevi prima per le carni di pollo nostrale. Il problema di oggi è farlo capire alla gente, perché non siamo più abituati ai sapori veri. Siamo abituati a dei sapori che con i tempi sono stati alleggeriti, e quindi ai sapori veri non ci siamo più abituati. Francesco, sei d'accordo anche tu? Certamente. Le sogliole arrivano fin da te? Sì, volendo arrivano. Comunque Castiglione della Pescaia è molto vicino, quindi anche lì si trovano dei bei prodottini. Però facendo un salto indietro sulla carne dura o tenera, proprio quest'estate ho avuto un problema con un cliente che ovviamente la vacca maremmana ha una carne abbastanza tenace, questo si sa. Dopo la pubblicità lasciamo un po' di suspense, vedremo questo cliente che cosa ha avuto da dire sulla vacca maremmana, va bene? Pubblicità.
Allora, Paolo Del Corto e le sue sogliole, una bella sogliola che deve essere accompagnata a un orzo, accompagnato a sua volta dal cavolo nero che viene rosolato. Il cavolo nero è leggermente stufato, ve l'ho messo da parte e ora prepariamo i nostri involtini di sogliola. Però scusami un attimo, noi abbiamo qui stasera ospite, oltre al nostro Francesco Angeloni del Cantuccio di Buriano, abbiamo Beatrice Segoni dell'Hotel Ungarno in qualità di mia ospite personale, quindi non di cuoca. Potremmo dire veramente che sta dando quel tocco di conoscenza e anche da cuoca, che è divertente e sempre molto apprezzato. Ma sai, le curiosità fanno diventare persone curiose. Tolta la giacca, lei ce ne può dire tante, tranne che dei clienti, perché di quelli non si può mai parlare. No, assolutamente. Avevamo acceso un attimo una diatriba sulla carne dura e carne non dura, ma prima di tutto vediamo di dare la parola al telespettatore o telespettatrice per il quiz. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, Serini Fabio. Fabio. Fabio, da dove chiama? Da Marina di Grosseto. Oh, che bello, bello. È venuto un po' di neve? No. Freddo niente. Sì. Freddo sì, però, vero? Sì, freddo sì, sì, freddo e umido. Allora, vediamo un attimo se lei va a Buriano, che peraltro è abbastanza vicino, e mi sa dire quale è la canzone con l'interprete e l'anno di quel piccolo brano che vi abbiamo fatto sentire. Credo che sia Tu vuoi fare l'americano di Carosone. E l'anno mi rimane un po' più difficile, credo 61. Allora, guardi, purtroppo non è questa, però l'avevamo pensata, quindi ora non la posso più rifare nei prossimi giorni. Va bene. Fabio, senta, per consolarti vado a fare una bella passeggiata nella vostra pineta che è meravigliosa. Va benissimo, posso fare una domanda? Sì, certo. Vorrei salutare lì Francesco Langeloni, che è un mio amico. E... Ah sì? Sì, se lo conosco, vado spesso a Buriano. Davvero? Sì, sì. Allora sì. Guarda, non voluta è questa, no, veramente. No, infatti quando ho sentito il nome sono rimasto un attimo. Si mangia bene allora? Mi dica un po', da Buriano si mangia bene? Benissimo, bene troppo poco. Va bene, via. Grazie, alla prossima, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Allora, visto anche gli amici pronti lì con tutti i telefoni, i telefonini. Allora, Beatrice, stavamo dicendo della carne dura a cui non siamo più abituati. Sì. E di alcune discussioni che aveva introdotto Francesco, che avevano avuto per protagonisti i clienti e la vacca maremmana. Sì, perché ovviamente raccontaci, tiriamo a valorizzare quello, il nostro prodotto, vacca maremmana. Ovviamente se ci si spostasse un po' la chianina, serviamo anche quella. Sono bestie dal lavoro, sono bestie nate dal lavoro, bestie che vivono allo stato brado. Vorrei sfatare il mito, se trovate la chianina tenera o la maremmana tenera, non è chianina, non è maremmana. E che sono, cos'è, carni tenaci, sono carni tenaci che vanno masticate, ma poi viva Dio, la famosa bistecca sono di chianina. Altre bestie, sono limousine, sono le limousine sono deliziose, poi insomma sono per buone, carità, ma sono bestie completamente diverse, Anna Maria, perché la bestia da lavoro è una bestia che si muove, che quindi aumenta la sua muscolatura, non può essere tenera, assolutamente diverso da una bestia che viene allevata in un allevamento, in una stalla dove rimane ferma, che ha una carne sicuramente molto più morbida. Ma pensa, fra l'altro mi viene in mente il nostro Tizzanini che mi raccontava, perché l'ha portato qui, di un enorme vacca, come si chiama, mucca canina, sì. Non mucca, la mucca, la moglie, no, come sarebbe? La mucca, la moglie? La moglie, cioè, diciamo un vitello era, sì. Non era una mucca, volevo dire un vitello di chianina che era stato espressamente selezionato per il pranzo del Papa. Loro l'avevano fatto ammazzare circa un mese e mezzo prima per poter avere la bistecca e le entrecotte giuste con la frollatura giusta, perché qui si parla anche di frollatura. Certo. Quindi chiaramente non si fanno più la, una carne è una, più la bestia, una bestia da lavoro, quindi con una grossa muscolatura, più tempo di frollatura abbiamo bisogno per poterla mangiare. Stavo pensando a Lucco Pisano prima. E poi comunque, io lo ripeto un'altra volta, tornate a masticare, perché la masticazione, quello che noi facciamo con la mandibola e con la nostra dentatura, corrisponde nella nostra spina dorsale. Quindi, io che parlo sempre funziona lo stesso.
Sei già avvantaggiata. Sei avvantaggiata. Allora, preziose notizie, ma non ci hai detto questo qui cosa, a che cosa le hai risposto a questo cliente? Beh, io molto sorridente risposi: signora, la carne da bere noi non ce l'abbiamo. La carne da bere, ho capito, va bene. Torniamo invece alla nostra sogliola, bella, costosa, buona. Noi andiamo a fare proprio questi involtini, quindi sì, la mettiamo dalla parte della pelle, okay, in modo che non si arriccioli più di tanto all'esterno. Proprio facciamo questi involtini e li chiudiamo con un stuzzicadenti. Ma guarda, fra l'altro mi viene in mente sogliola alla mugnaia. Vogliamo ricordare per gli appassionati di sogliola come si fa? Chi me lo sa dire di voi la sogliola alla mugnaia? Viene fatta in padella con un pochettino di olio, viene passata, infarinata, viene, no? Passata nella farina, viene messa nell'olio, viene fatta rosolare da tutte e due le parti. Non c'è un po' di burro? Viene messo dopo il burro. Ah, ecco. Viene fatta rosolare da tutte e due le parti, viene bagnata col vino bianco e quando è evaporato il vino bianco viene portato a cottura con un goccino di brodo. Quando è cotta ci viene messo un pochettino di succo di limone, il prezzemolo, una noce di burro e servita. La voglio. Io sono una sogliolomane, veramente, mi è rimasta proprio. Se lo sapevo te la faceva la mugnaia. Ah, ma anche io l'ho assaggiata con le mandorle, che è deliziosa. Invece datemi un'altra ricetta di sogliola, Beatrice, dammela tu. Ma la sogliola al femminile, va. La sogliola al femminile, io per esempio questi involtini come li ha fatti lui, li farcirei, cioè batterei il filetto di sogliola in mezzo a due fogli di carta pellicola per allargarla un po' e la farcirei o con dei porri appena stufati o con dei porcini e una volta arrotolato, cotta in padella con una salsina sotto, è straordinaria. Mamma mia, ho seguito anche una volta un ristoratore che me l'aveva fatta con la foglia del porro che seguiva la rotolare e la forma del filetto. Il nostro invece Francesco sta zitto perché pensa al tordo. Ho preferito farla scomposta proprio, sì. Fare con un contorno da una parte, il primo dall'altra e il secondo da un'altra ancora. Bene. Quindi noi andremo a infarinare la nostra... Beh, qui la farina. La nostra sogliola per fargli fare la crosticina. Ricordiamo il quiz, avete visto prima il numero di telefono. Sì, ma io Anna Maria farei sentire un cicinin di più di musichina. Cicinin di più, dopo capiscono. Ma guarda che sono bravissime. Ieri abbiamo avuto circa 90-100 telefonate. Mamma mia. E veramente ci stiamo muovendo fra i mimi e la musica. Si ha bisogno un po' di allegria, no? Sicuro. Eh? Sicuro, abbiamo proprio bisogno di allegria. Poi andiamo verso Carnevale, quindi sì, cominciamo a divertirci un po' di più. Inizio presto. Lui è Viareggio, l'aspetta Gloria perché vuol dire ancora più clienti, no? Sì. Diciamo che per noi momento d'oro. È il momento buono per il Carnevale. Senti Anna Maria, posso ricordare una cosa a tutti i miei amici e clienti? Sì, sì. Allora, il ristorante Borgo San Jacopo va in ferie, finalmente abbiamo deciso di chiudere per ferie. Chiudiamo domenica prossima e riapriremo il 1° di marzo con un menù nuovo a pranzo e un menù nuovo a cena. Vi aspettiamo con tantissime cose nuove, con poi un nuovo look. Ce le proporrai, eh? Sì, sicuramente. Quindi non ci dimenticate. Ma è difficile dimenticare un'esperienza dalla Beatrice, eh? Ma speriamo. Poi le puntate di Natale lo sai che hanno avuto un successone. Grande share. Sì, 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 perché sono state allegre e poi seguite da tanti che hanno un po' più tempo per stare sì, anche in casa. Sicuramente, sai, le feste di Natale aiutano a stare in casa. Quindi. Allora, accorgimenti perché la sogliola non si distrugga e non si disfi. No, cottura breve ma sì, intensa. Breve, l'ho fatto rosolare un pochettino da tutte le parti, a fuoco non altissimo. A questo punto ci metto un goccino di vino bianco per portarla a cottura. Quindi praticamente ci sono degli elementi anche gli stessi della sogliola alla mugnaia, potremmo dire. Sì, manca il burro. Manca il burro, manca il limone, manca il prezzemolo. Ecco, queste cose qui, però no, è un altro modo per mangiare la sogliola questa. Invece che la classica sogliola alla mugnaia che ormai... Che insomma avrebbe stufato. . E poi diciamo che introdurre anche dei fili, per esempio di scorza di arancio, è perfetto perché ho scoperto che il cavolo nero sta proprio bene, il cavolo con l'arancio. Che mi dite? Oppure si possono anche fare sì dei fili sottili con i gambi del cavolo nero e poi friggerli e poi metterglieli sopra di guarnizione. Voglio anche questi. Come si fa a farli sottili? Ci vorrebbe un pelapatate
cominci a fare delle fettine sottili, poi tagli i julienne, friggi e quindi una sorta sopra. Di puntarella, potremmo dire. Brava. La puntarella sottile, della punta. Sottile, sottile. La puntarella della costa. Beh, capisco che qui si entri in un in suggerimenti che sono non banali, ma sfiziosi, insoliti, però anche veri. Sì. Perché tutto sommato si riutilizza una cosa. Guarda, Anna Maria, che in cucina difficilmente non si butta via niente, non è un detto a caso. Poi ora. Un grande cuoco è quello che utilizza tutto. Cioè, è così. Ma infatti mi dicevano i cuochi che se devono fare un banchetto certe volte risparmiano molto di più di una padrona di casa comprando certo. le cose, perché siete molto oculati, sapete quello che deve essere consumato. Certo. Nel frattempo ricordiamo che la ricetta che ha proposto Paolo Del Corto è un orzo che abbiamo messo dopo averlo messo un attimino con dell'olio a cuocere e con il brodo. E con il brodo portiamo proprio come se fosse un risotto. Noi lo portiamo avanti come se fosse un risotto. Poi abbiamo il cavolo e le foglie del cavolo nero. Le foglie del cavolo nero che abbiamo levato dalla costa. Diciamo, dalla costola molto dura. E poi le abbiamo tagliate in julienne, fatte stufare leggermente con un pochettino di olio e un goccino di vino bianco. E poi abbiamo la sogliola che ricorderemo dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Sì, sono Mara da Montelupo. Mara da Montelupo. Bene, mangia la sogliola spesso? No, la sogliola no, altri pesci sì, durante la settimana. E perché? La sogliola è tanto e non l'ho mangiata. Beh, vede, e insomma, si faccia tornare un po' di voglia di sogliola. Sì, va bene. Va bene. Non ho capito bene il ristorante, dopo me lo dice. Il ristorante glielo dico subito, è l'antica locanda da Luca a Viareggio, uno dei più rinomati, perché vuoi, che vuoi, con questo cuoco così, come può essere un ottimo ristorante, no? Allora, mi dica la canzone. Allora, tanti auguri di Raffaella Carrà, 1978. No, mi dispiace, da Montelupo deve solo per ora accontentarsi di mangiare le sogliole. Grazie. Va bene, ritenti comunque, buonasera. Allora, io direi di far risentire un secondo solo questa musichetta per ricordare... Proprio un secondo questa, proprio un secondo. Insomma, noi stiamo regalando una bella cena per due persone, la possibilità anche, vedete, non è solo un regalo, nel senso la cena che è importante, ma è un modo anche per rendere più spensierate le persone. È vero. Perché è vero. Molte volte, insomma, vanno in un posto dove non sarebbero mai andate. La sogliola qui è la finita. La sogliola è pronta, quindi ora andiamo a di vedere. Di cuocere. Sì, andiamo a vedere il nostro orzo. Anche quello manca. È pronto, l'ho fatto io, già pronto. Perfetto, allora si potrebbe già andare a impiattare il nostro cuoco. Assolutamente, fallo, okay. Paolo. Quindi. Sì, perché c'è il tordo che ha fretta. Addio, se ci scappa il tordo. Ci vola via, addio, siamo rovinati. Finita. Allora, yeah. Quindi andiamo a prendere il nostro orzo. Deve essere così nature? Sì, perché dopo senza andiamo, niente. Dopo ci andiamo a mettere sopra un filino d'olio. Vedete come stiamo diventando più morigerati, vero Beatrice? Sì, secondo me... E anche bene, Anna Maria. Sì. C'è un... Ce ne puoi mettere dell'altro, porzioni sempre sì, più piccole. Sì, ma facevo per fare il piatto. No, poi dopo... fai il piatto per bene. Quindi andiamo a mettere abbondante orzo. Un piatto da una persona che ha fame. C'è un sano ritorno alla vera tradizione, secondo me. Okay. E anche un po' di parsimonia, perché questo filo d'olio, che è prezioso per noi toscani, insomma, va bene dovunque, però giustamente corona i piatti. Sì. Piatti semplici, anche questo. Questo l'avevo fatto poco, proprio. Poi andiamo a mettere i nostri filetti. Li metti tutti, vero? Sì, bravo. Questa volta li metto tutti, dai. Notate come sfili lo stuzzicadenti. Questo è un piatto, potremmo dire, leggero, completo. Sì, sempre sotto discorso del dopo feste. Io dico ormai... Sai, il dopo feste per siamo, certe persone è sempre. Ci siamo. Abbiamo fatto la buffata delle feste di Natale. Ora bisogna un po' purificarsi, quindi fare cose buone, leggere, senza troppi condimenti e possibilmente complete. Genuine, brava. Fra l'altro, i giovani sono sempre più vegetariani.
E quindi questo è un piatto anche per loro. Ci sono tanti che per problemi di vario tipo devono seguire diete a base di pesce. Insomma, ben venga. Allora, abbiamo preso una sogliola il cui costo è, abbiamo detto, dai 20 ai 32 più o meno al chilo, che è di stagione. Che ci abbiamo fatto? L'abbiamo sfilettata e poi abbiamo fatto col cavolo nero, l'abbiamo levato dalla costola, abbiamo leggermente stufato in un'altra padellina, abbiamo cotto l'orzo con un goccino di olio e il brodo vegetale, quindi l'abbiamo portato a cottura come se fosse un risotto. Poi siamo andati a comporre il nostro piatto, quindi abbiamo sfilettato le soglie, le abbiamo arrotolate, passate nella farina, fate cuocere con un goccino di vino bianco e un pochettino di brodo, portate a cottura. Poi siamo andati a montare il nostro piatto, quindi con un cucchiaio di orzo, un pochettino di cavolo nero, un pochettino le nostre sogliole e il nostro sughetto delle sogliole. Però abbiamo le uova delle sogliole che ci stanno aspettando. Ce la facciamo a farmi vedere? Quanto tempo mi dai? Ti do 2 minuti. Anche ti meno, vedevo vai. Che fremevi e guardavi sempre quelle io uova. Io guardavo perché mi da quellina in bocca. Allora, io te le preparerei. Come? Con le arance. Sì. Con le arance. Quindi andremo a fare sempre un filo del nostro olio extravergine. Andiamo a levare le nostre uova. Facciamo vedere. Chiedete le uova, perché se il pescivendolo non ve le dà, sappiate che certe volte le mette da parte e raggiungono un prezzo, questo veramente incredibile, proprio sì. Costano abbastanza. Queste sono le nostre uova, guardate, piatto veramente da cultori, eh? Sono due sacchettini, no? Nel senso, perché sì, hanno sì. Una piccola pellicola, le andiamo a mettere in padella. Beatrice, le usi mai le uova? Sì. E cosa ci fai di buono? Me le mangio. Ah, ecco. Capito? Queste sono buone anche con i fagioli. A parte gli scherzi, sì, sì. Ci abbiamo fatto degli antipastini. Delle... Sono perfette. Perché la dimensione non è, soprattutto quella della sogliola, come tu vedi. Non... Nell'uovo di balena, insomma. No. Non ci puoi fare un secondo, però chiaramente un antipastino sicuro. Una piccola tartina con queste è deliziosa. Sì. Allora, abbiamo messo l'olio, va bene? Sì. Poi hai detto poi dopo ci andiamo a mettere un pizzico di sale, poco. Ci mettiamo un goccino di vino bianco e le portiamo a cottura. Francesco, usi mai le uova di... Sì. E cosa ci fai tu? Le uova di palamita, per esempio, sono favolose. A parte che della sono palamita, già un po' più grandi, sono no? Sono molto più grandi. Ora, al di là delle uova di cefalo o muggine, insomma, che sono poi quelle destinate alla bottarga, che poi è eccezionale, bottarga, eccezionale. Perché la bottarga, ricordiamo, muggine, tonno. Muggine e tonno. Sì, sono le due. Sono i due. Le due classico, le nel sì, senso. Proprio il quindi, classico. A parte queste. Poi... A me piacciono molto le uova di palamita, fatte un po' nello stesso modo, quindi sempre saltate in padella, una pasta con le uova di palamita. Per esempio, io della palamita utilizzo anche la trippa, va lavata molto bene, ma è favolosa, perché ha un sapore fantastico. Anche un gnocchetto con queste uova, guardate che è veramente buono. Beatrice, che mi dici? Ma sì, guarda, un gnocchetto di farina di grano saraceno con queste uova... Poi andiamo mi sposo l'idea. Mi sposi l'idea, sì. Va bene, per una serata un po' diversa. Queste hanno proprio bisogno di una toccata del calore, proprio leggero leggero. Perché altrimenti dovete sapere che si sfarinano e si spaccano, vedete, si spappolano. Una poi si è già rotta, si è aperta. E vengono come delle palline, vedete? Diventa un po' come la bottarga, che poi insomma sono uova, quindi non è che è un sacchettino di tante uova. Vedete, questa è intera e la vedete come ve l'ho cucinata, vedete come rimane. Qui, volendo, potremmo prendere una bella fetta di pane e adagiarcelo sopra. Quindi guardate, una sogliola, è vero che costa 6 euro e passa, però abbiamo fatto due piattini, mica male. Ma sì, no, questo ci viene tranquillamente. Un antipasto e un piatto unico, oppure addirittura un primo piatto e un secondo abbondante, perché qui dentro ci si potrebbe cuocere anche la pasta, senza l'arancia naturalmente, mettendoci il pomodoro si potrebbe fare la pasta, e un bel secondo. Bene, la lisca poi potrebbe finire nel brodo vegetale e diventare un buon fumetto. Brodo. Insomma, a questo punto non abbiamo perso nulla di questa sogliola. Eccola qua. Un suggerimento proprio da Gran Gourmet. Bravo Paolo.
E viva il carnevale, ecco, eh? Speriamo che ci porti anche un po' di lavoro. Ma sì, hai lavorato tanto, hai detto come sono stanco. Lo so, mi ma... devo riposare, eh? È vero, però diciamo che il troppo non è mai, eh? Hai perfettamente ragione. Allora, Beatrice, spostiamoci al sordo. Sì. Con il nostro andiamo Francesco Angelone. Che stasera ci fermiamo a cena qui, vero? Ci fermiamo a cena qui. Sapete che vi dico, ci fermiamo perché c'è la pubblicità. Beatrice Segoni, la nostra ospite di stasera, sovrintende adesso a questa ricetta a base di tordi, ricetta antica maremmana, che il nostro Francesco Angeloni del Cantuccio di Buriano ci vuole presentare, eh? Proprio così, Anna Maria. Quindi cominciamo. Vieni Paolino, vieni anche tu, che io... dopo la sogliola impari i tordi. I tordi veramente non l'ho mai fatti, quindi inizio. Da noi i tordi, non essendo cacciatore. In casa, non avendo nessuno che cacciava, i tordi non l'ho mai considerato. No, ecco. No. Ma poi sai, Anna Maria, c'è purtroppo questa cosa che chi va al mare, al ristorante al mare, difficilmente mangia o la carne o un piatto di cacciagione, è più propenso a mangiare il pesce. Hai ragione, però per esempio ci sono mare e mare, perché per esempio la Maremma è molto più, anche se Buriano per esempio è alto, dietro ci sono i monti, anche se vai al mare ha più presenti piatti a base anche di carne, di selvaggina. Se vai da lui invece... Ma anche noi abbiamo, abbiamo messo qualche piatto, tipo il cinghiale, tipo la lepre, abbiamo messo il filetto di manzo, abbiamo messo la bistecca. Invece non vanno? Sì, qualcuno lo mangia, ma non tantissimo. Io sono convinto che se si mettessero i tordi... Li mangi tu. Non le avevi mai mangiate. Mi tocca mangiarle a me, farò lo sforzo, eh. Allora dimmi che invece, hai il tordo di Maremma, guai non averli i tordi. Ma è pregiatissimo. I cacciatori, levagli i tordi, addio. È troppo grande per me, guarda. Allora, mamma mia. Io parto direttamente dalla cottura del tordo perché ha bisogno di essere rosolato molto bene. Sì. Non è una carne che si cuoce come un piccione che deve rimanere tenera o al sangue, anche perché del tordo poi si mangia tutto. Quindi è un, po' come, senso, è un po' come un biscottino, anche le ossa si mangiano del tordo. Anche le ossa? È la cosa più buona. Guarda con che aria guarda. Mi stai annunciando che devo mangiare anche le ossa del tordo. Mi fa venire in mente la polentina con i tordi. No, mi fa venire quando i tordini sono tutti sporchi di polenta e te mangi tutto, buonissimo. Avete capito perché lei invitava a masticare? Dice, invito a masticare tutti, per certo, il tordo. Anche le ossa. No, allora, ma l'osso del tordo è tenerissimo, è come un grissino. Sì, la mia esperienza con il tordo, c'è anche il boccone del prete del tordo, certo, guarda. Certo. Allora, dicevo, la mia esperienza, te lo metto lì? Sì, in padella. Del tordo risale a quest'estate, quando al mare hanno portato tantissimi tordi e so che ci sono nelle campagne le spennatrici di tordo. Ce l'ho anch'io. Grandi donne, perché è un lavoro. Che la spennatrice non sarebbe quella che ti spenna, no. Che capita davvero anche quella. Ma No. I tordi, io sinceramente ho una grande passione per la cacciagione, ma se si tratta di pulirla sinceramente scappo via, perché proprio non ho questa passione, a me lo spiumare è un gran lavoraccio. Sì. Senti Beatrice, tu nelle Marche avevi qualche volta mangiato i tordi? Sì. Cioè, dov'è il tordi migliore della tua vita? Dove l'hai mangiato? Ma in Toscana non sono ancora mai andata a mangiare tordi, quindi per ora rimangono le Marche. Allora, prendiamo il tavolo. Adesso ti vengo a trovare, non ti preoccupare. Anche lui fa la lepre in dolce forte. Ah, buonissima. Comunque la cacciagione non a tutti piace, ma in questo periodo è d'obbligo averla nel menù, perché ci sono dei posti come il suo talmente rinomati per cui i cacciatori arrivano, proprio i cultori del tordo, come certo, anche a Grosseto, certo. Arrivano in massa. Ma sarebbe sarebbe un peccato non avere la cacciagione di questi periodi, visto che veramente si ha la cacciagione fresca. Capitare di avere veramente di tutto, dagli acquatici, quindi le alzavole. Le alzavole sono degli acquatici, diciamo, simili al...
sono simile all'anatra, quindi sono delle anatre un po' più piccole. Bisogna ovviamente saperle cucinare, vanno perché sapute pulite, gli va tolta. Se no stanno via. Esatto. Ritiriamoci, Paolo. Sì, ecco. No. L'anatra. Tengo la mia sogliolina. La tua sogliolina e il cuor contento, va bene? Invece quanto costano i tordi? Se io vado a comprare, com'è che mi devo regolare? Quanti tordi uno mangia a testa? Perché qui mi sembra. Allora, uno. Purtroppo no. Purtroppo perché no. Perché purtroppo sui tordi si fanno. Non dico le gare, però si fa proprio la vassoiata di tordi. Diciamo che se ne mangiano almeno 5-6 a testa in una porzione 5-6. Classica possono bastare. Però ecco, c'è chi arriva a mangiarne anche 20. Il costo del tordo è abbastanza alto. Vero. Beatrice mi sa che è un'esperta di tordi. Pronto? Pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, Maura. Maura, da dove telefona? Sì, sto chiamando da Firenze. Bene, allora qui è vicino. Lei ha mai mangiato? Senta, signora, la vedo tutte le sere io, ma mi riesce una prendere la linea. No, mi dispiace. No, senta, una volta ne prendo la linea. E io sono molto felice, quindi speriamo che prima di tutto che vinca e poi che abbia capito come si fa, perché mi hanno detto oggi, lo ripeto, di una persona che sta con 3-4 telefoni pronto lì per telefonare. Allora, veramente noi abbiamo tanti telespettatori che provano, quindi è un terno all'otto come tutti i giochi. Mi dica, Maura. Allora, senta, mi sembra cacao meravigliao. Pronto? Sì, sto pensando. Poi, però io l'ho acceso, ho sentito il suo motivo, mi sembrava quello. Però cosa voleva sapere, anche l'anno? Già, l'anno e chi lo interpretava? Ma senta, l'anno mi sembra l'88. L'88 e l'89, comunque mi sembra l'88. E l'antepesata era il suo albero, quelli di cacao meravigliao. Allora, qui lei ha dato, Maura, una risposta esatta e due sbagliate. Maura, mi dispiace però, ma sono felice che il coraggio aiuta gli audaci, quindi la prossima volta sarà fortunata, va bene? Ecco, sapevo anche quello della favone di l'altro giorno. Ah sì? Ma guardi, sì, ora noi continueremo. Continueremo, va bene? Lei continui a provare. Signora Maria, vi faccio tanti auguri e complimenti per la trasmissione. Grazie. Non mi faccio una puntata, Grazie, ricambio l'affetto con cui lei ci segue. Grazie, tutti lei noi. Grazie tanto. Arrivederla. Arrivederci. A risentirla. A risentirla. Io intanto sto andando avanti con la mia pappa di pane. Sì, ma quanto costa il tordo esattamente? Il tordo costano, io li pago 2,50 all'uno. 2,50 all'uno, e l'hai definito caro? Quindi consideriamo, hai detto 5 tordi. Sono già 10 euro. 10 euro. Eh sì. Quindi per noi cuochi che dobbiamo fare dei calcoli, sono tanti. Quindi se si vuole invitare gli amici a tordi bisogna sperare un tordo. Io pensavo un tordo. Che ci sia quello come me. Un tordo a testa. O altrimenti li invitiamo a tordi sperando che li porti. Non invitiamo un cacciatore, uno così unisce l'utile al dilettevole. I cacciatori hanno tutti dei riti loro, particolari. Sì. Qui che cosa abbiamo fatto? Hai allora, visto, Beatrice? Sì. Io qui ho preso il pane secco, ovviamente per fare la pappa ci vuole un pane toscano, non usate un pane salato che non sia toscano, perché altrimenti viene più una colla che una crema. Lo facciamo, nella padella ho messo dell'olio extravergine, mi raccomando, sempre toscano, degli spicchi d'aglio come vi toscani, pare. Toscani, insomma, anche questi. No, degli spicchi d'aglio come vi pare, quindi lo potete mettere in camicia e poi toglierlo, altrimenti metterlo tritato. E delle foglie di salvia. Facciamo rosolare molto bene il pane, lo saliamo, aggiungiamo il pepe, tutto mentre i tordi continuano a, come dicono Arezzo, a cialdellare. Perché quando prendono questo colore lì, ogni cosa che si mette in padella viene detto cialdellare. Cialdellare. Cialdellare, sì, perché il tordo deve diventare un biscottino, si mangia tutto, quindi deve essere a bello croccante, bello saporito. Però mi zitto. Guarda che contento, proprio ci gode questa cottura di tordo. Allora, non deve essere messo niente per agevolare questo sughetto? No, nulla. Ancora no, quello lo mettiamo dopo. Si può mettere anche dell'arrosto girato? Poi ti metto un po' di brodo? Certo, sì. Beatrice, non dimmi te stop, Prego, prego. Adesso mi sembra di rifare il mio.
Comunque, vedete il tordi, come la cacciagione, gli uccelli in particolare, sono attesi tutto l'anno e poi è veramente una grandissima festa. Parlavamo di riti, i cacciatori amano addirittura loro stessi spiumarli, meno male. Sì. Mettono a posto per non essere far arrabbiare le mogli o le fidanzate, sì. Si puliscono anche gli stivali, mi si dice. È vero. So qualcuno che conosco che va a caccia e se non si ripulisce tutta la sua robina a modino non entra in casa, vengono minacciati. Oh, vai, sì, torni perfetto o non anche entri. Perché il vero cacciatore è già quello che generalmente va a caccia la domenica e quindi la moglie già un pochino nervosa, già abbastanza nervosa, ritornano le scarpe fangose con i tordi da pelazzo, ma io non lo so quanto. No. Allora benvengono i ristoranti dove si celebrano queste ricette. Quindi pane e brodo. Allora, pane ho salve, fatto, abbiamo ovviamente detto. Quello mi sono avvantaggiato, ho fatto un brodo vegetale, non ci ho messo nessun tipo di carne. La salvia e l'aglio nella casseruola prima, dove abbiamo rosolato un po' il pane, e lo facciamo andare così. Nelle case, quando c'era il focolare, era un'abitudine di avere sempre una pentola che ci fosse qualcosa che ribolliva e faceva questo rumore plop 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 plop, plop, e poteva essere compagnia. Faceva compagnia. Ecco perché tuo padre fa sempre le minestrine la sera, perché solo sì. Quindi plop plop plop. Io ti chiudo qui il sale nel frattempo. La cottura di un tordo più o meno quanta deve essere? È una questione visiva. Quindi qui cominciamo, non manca tantissimo, perché se vogliamo poi una volta che andiamo a mettere a sfumarlo con il vino, che servirà più per fare il sughetto da mettere sopra la pappa, sarebbero già buoni così, perché già con questo olietto. Poi hanno mare in mani, ci garba fa la scarpetta, sinceramente. Già con questo lietto, sinceramente, su una bella fetta di pane cotto a legna, è una cosa meravigliosa. Questo sembra lode al tordo, eh? Sì. No, povero tordo. Fammela alla sogliola. Anzi, dimmi subito una rima veloce per la sogliola. Ora mi hai preso così in contropiede. Ora. Una rima veloce. Ti viene una rima veloce? Aiuto, no, sogliola. Ci devo pensare. Va bene, prima della fine mi dovete dare che la rima con la sogliola e te per tordo. Va bene. Rdo è difficile, tordo. Allora, continuiamo. Allora, qui ci siamo quasi e poi diamo una frustata. Un'altra una cosa. Una frustata? Una frustata, non è che vogliamo essere cattivi con la pappa di pane. Usiamo una frustina un po' per aiutarci a sfare il pane. Una cosa molto buona, la pappa di pane che può essere mangiata così. Prima Anna Maria ha dato un'idea dell'acqua cotta, però la pappa di pane è molto buona se alla fine della cottura, quando la togliamo, ci andiamo a mettere un torlo d'uovo quando proprio la mescoliamo con la frusta, e quindi è una crema una già buona da sé crema. No, perché in quel caso il torlo d'uovo tolto dal fuoco lavorare un po' come una fricassea, sì. E quindi fare questa crema di pane con un torlo d'uovo parmigiano, pecorino meglio ancora, visto che siamo in Toscana, abbiamo quello, è veramente gustoso. Oh, mi è venuta una rima per tordo. Dimmi. Ardo per tordo. Brava, sei della sogliola. No, non ancora. Sogliola. Pronto la telefonata, pensaci. Pronto. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, il tuo nome? Buonasera, Valerio Damassa. Damassa, Valerio? Sì. Allora, sì, mi dica un attimo, Valerio, hai mai mangiato i tordi? I tordi no, sinceramente, però sono un appassionato anche di cacciagione, quindi potrebbero interessarmi, incuriosirmi. Ecco, allora vediamo, perché se vincerà, da lui non riuscirà a trovare i tordi, ma solo le sogliole, va bene, ne rimarrà questo desiderio. Sono un appassionato anche di pesce, assolutamente. Bene, di cose buone. Allora, vediamo un attimo, titolo, anno e interprete. Allora, il titolo della canzone è Cacao Meravigliao. Del 1987, cantata da Paola Cortellesi. Pronti, preciso. Attenti. Preciso. Prego tutti. Prego, vieni Beatrice. Vieni. Bravo, bravo Valerio. Grazie. Hai perfettamente indovinato. Anche grazie. Bravo, anche perché molti telespettatori hanno sbagliato dicendo indietro tutta e Renzo Arbore l'interprete. Il programma era di Renzo Arbore, Renzo Arbore l'ha scritta,
però indietro tutta era solo il contenitore e non è il programma. Bravissimo. Allora grazie. Si metterà in contatto con il nostro Paolo per andare a mangiare del gran buon pesce. Arrivederci. Perfetto. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Hai visto? Profumo sto tordino, mamma mia. Qual è il boccone più prelibato, la parte più prelibata del tordo? Non lo dico perché sennò ti scandalizzi. L'ho tolto apposta. Che ha tolto? Cosa mi hai tolto del tordo? No, è stato tolto prima. Le teste, lo so. Sì, Il collo e la testa. Il collo e la testa. Il collo del tordo. Buonissimo. Infatti me lo chiedevo dove erano andati a finire, guarda. Dove le hai messe le teste? Perché del io l'avrei mangiato volentieri. Davvero? Sì. Qui ci sono due maniaci nel tordo. Bisogna stare attenti. Allora, mamma mia. Adesso che aggiungiamo? Allora, ovviamente il solito vino del mio amico Bruno. Caccia grande, Monterreggio. Eccolo di Massa qua. Marittima. Vino corposo, guardate che bel colore che dà. E nel frattempo dobbiamo frustare, hai detto, questa povera pappa. Beatrice, questo piatto ti intriga? Mamma mia, vedo l'ora sia finito. Ecco, sto qui, mi vedi? Sei una buon gustaia. Allora, raccontiamo un secondo mentre stiamo facendo disfare il pane. La Beatrice non cuoca, la Beatrice nel privato. Che cosa mangia? Visto che cucini così bene. Quando sono a casa difficilmente cucino. Lo credo. Però mi piace andare ad assaggiare quello che fanno i miei colleghi, i miei amici, e quindi sono una buon gustaia. Io mangio di tutto. Ma soprattutto piatto... poi se non cucino io, guarda. Ma senti, si deve conquistare. Prendere per la gola Beatrice Segoni, come si fa? Guarda, per esempio con questi è molto facile. L'hai preso? Ecco, bene. Domenica sono stata a casa di una mia grandissima amica. Ho mangiato la polenta con il cinghiale, le pappardelle con il cinghiale, ho mangiato 4 piatti di polenta con il cinghiale, cioè ho reso un grande onore alla tua amica. Come si chiama? Si chiama Liliana, che è la mamma del mio compagno. Quindi una bravissima cuoca, facciamola venire a cucinare. Con la coordinazione della nonna, che quindi non ti dico, tradizionalità piena. Allora veniamo anche noi. A questo punto allora, il piatto è finito. Una cosa volevo dire molto importante: di non usare un mini pimer per preparare la pappa di pane, perché no, altrimenti perché viene una colla, allucinante. Fatelo rosolare bene di modo che il piatto non prenda odore di pagnone e poi lo servite così. Ci mettiamo il tordo e la ricetta per i tordi la vedete qui. Salutiamo subito i nostri ospiti di stasera, Beatrice Segoni, che è qui in versione soltanto di amica di Aspettando il TG e non di cuoca, il nostro Francesco Angeloni, che ha visto il tordo scappato, che vi aspetta a Buriano al Cantuccio, il nostro Paolo Del Corto invece che vi aspetta a Viareggio all'antica locanda di Luca. Tutti voi, io vi aspetto qui come al solito ad Aspettando il TG.